fosse stato barbaramente ucciso il 22 novembre del 1963, oggi John Fitzgerald Kennedy avrebbe compiuto, pensate un po', 100 anni, perché è nato il 29 maggio del 1917. Eh sì, Massimiliano, è quella morte drammatica ripresa dalle telecamere, insomma è stato l'11 settembre del 1963, va detto, tutti ricordano dove si trovavano in quel momento, insomma ha consegnato con tutto lo shock, lo sconforto, la rabbia che ha suscitato Kennedy naturalmente alla memoria collettiva, e non solo lui, anche tanti altri personaggi, protagonisti del suo tempo, da Jacqueline al fratello Bob, anche lui assassinato molti anni dopo il figlio John. Insomma, parleremo di Kennedy, si è capito vagamente, no? Sì, vagamente. E lo faremo con i nostri ospiti, i colleghi Gramaglia dell'Arti, Giampiero Gramaglia e Giorgio dell'Arti. Grazie per essere con noi questo pomeriggio. Buonasera, grazie. Ben arrivati. Allora, Gramaglia, io parto da un'evidenza, insomma, quella dei Kennedy è una dinastia piuttosto segnata dal fato, perché si parte addirittura con Joseph. Sì, è una dinastia, soprattutto la generazione di John Kennedy e la generazione successiva è una generazione segnata dalla tragedia. Il fratello che doveva diventare presidente morto, il fratello che diventa morto nella seconda guerra mondiale, morto in guerra, il fratello presidente assassinato, ultima vittima fin qui della maledizione di Tecumseh che ha accompagnato sei presidenti degli Stati Uniti, il fratello che doveva arrivare alla Casa Bianca dopo John, Robert, assassinato anche lui, il terzo fratello rimanente, escluso, sopravvissuto, diciamo, escluso per un incidente tragico e la scarsa reattività o onestà dimostrata in quel tragico incidente a Chappaquiddick, quindi questa generazione è drammaticamente segnata, la sorella segnata lei dalla malattia, da Rosemary, no? Rosemary e da una tragica vicenda personale per scelta dei genitori. Ecco, questa ragazza che vediamo nel video, Wall, che fu lobotomizzata per volere del padre, una tragedia nella tragedia. Una tragedia nella tragedia che vista oggi ha dimensioni scarsamente comprensibili, che vista con le conoscenze mediche e culturali dell'epoca era purtroppo una scelta talora fatta, e del resto ci è voluto un film della portata di Qualcuno volò sul nido del cuculo per mostrare al mondo l'assurdità di queste scelte. Ricorda poi un altro film bellissimo, Ragazze interrotte, che fu realizzato assai più tardi. Allora, siamo dimenticati di Ted, però, se non sbaglio. Ted era il fratello che ebbe l'incidente a Chappaquiddick, che la segretaria morta. Lui tornava da una festa nel sud della Florida, mi sembra, pare che fosse le Keys. Questo nome è complicatissimo. Sarei mai capace di dirlo così velocemente. Quindi ebbe un incidente, l'auto finì in acqua. Un corso d'acqua, comunque finì in acqua. Lui cercò di soccorrere la ragazza che morì nell'incidente, ma poi al posto di chiedere aiuto andò a cercare prima di costruire una situazione credibile, perché quella situazione era per lui imbarazzante. Missione di soccorso fu squalificato per esempio della corsa elettorale, però rimase in Senato 50 anni, praticamente rimase in Senato dall'inizio degli anni 70 ben avanzato nel XXI secolo, divenne nel corso di questa sua carriera un saggio, pur con una vicenda poi familiare a sua volta intricata, rapporti con la moglie turbati dall'alcolismo della moglie, figli non tutti venuti su nel migliore dei modi, però divenne un grande saggio del Senato americano e fu negli anni di Bush la voce della saggezza americana contrapposta talora alle scelte di Bush. Quindi c'è un riscatto, diciamo, qui. Allora, Gramaglia ci ha descritto, insomma, il fato di questa famiglia, di questa dinastia. Non ho quasi più niente da dire. Da dire, perché qui questa sembra una tragedia greca fin qui, però poi, diciamo, di colpe questo meraviglioso clan, insomma, un po' c'è di errori ne ha commessi. Stiamo guardando, oggi sarebbe stato il suo compleanno, se non sbaglio, il compleanno di Marilyn. E, insomma, con Marilyn è il primo giugno, giusto? Con Marilyn non si comportò proprio bene. Aveva, diciamo, Kennedy dal punto di vista delle inclinazioni verso le donne era
così uno sciupa femmine a cui veniva facile, perché poi oltretutto presidente degli Stati Uniti, c'era tutto lo staff che gli preparava. Così è facile per tutti, però, ma insomma, io lui era pure bello, guarda, affascinante, allora, diciamo. C'è questa epopea scritta da Ken Follett, molto facile, molto popolare, molto facile, che io apprezzo molto, anche se non è un grande scrittore, però cuce benissimo la storia. E lì, nell'ultimo volume, quello appunto dei nostri tempi, c'è Kennedy e c'è come lui seduce una delle donne, una delle protagoniste del libro. Ed è vero, lui ha uno staff che fa ricerche. Come faceva? Ma prima le invitava in piscina, c'era un ufficio stampa che la invitava, questa era una segretaria, viene invitata in piscina, nuota con altre ragazze, una specie di piccolo gineceo, poi arriva lui, quando arriva lui tutto brivido generale, lui dà un buffettino sulla guancia, una parola gentile a questa, una parola gentile a quell'altra. E poi, il gioco era fatto. Poi, beh, sai, tutto in canale presidente degli Stati Uniti, poi lui tra l'altro era anche un bel ragazzo, elegante, c'aveva un eloquente, c'aveva il logos che il politico deve sempre avere, Kennedy ce l'aveva sicuramente. Marilyn però ci ha creduto parecchio, tanto che circolarono Marilyn voleva diventare, no, ma Marilyn aveva questo, c'era questo problema con Marilyn. Marilyn ha puntato al bersaglio grosso, cioè ha coltivato per un certo, prima di essere mollata, diciamo, l'idea di diventare First Lady, cioè di sostituire Jacqueline. Ci ha creduto, quanto gliel'hanno fatto credere o quanto ci ha creduto per conto suo, questo non lo sa nessuno, ma sappiamo che ci ha creduto, tant'è vero che c'è una telefonata passata alla storia tra lei e Jacqueline, che lei a un certo punto la chiama e insomma viene trattata malissimo dalla Jackie. E lei puntava a questo, posto. Anche la famosa serata in cui del 29 maggio del 63, quando lei canta Happy Birthday to You, tutta avvolta in questo vestito, no? Che lui poi alla fine gli chiedono, lui dice, beh, posso anche smettere di fare il Presidente degli Stati Uniti dopo un augurio di compleanno di questo tipo. Quindi Marilyn c'è questo. Marilyn, beh, poi andava a letto pure con Bob. Poi Bob ha avuto una storia con Jacqueline, non so se sapete tutti sti giri. Insomma. Jacqueline, appunto, Gramaglia. Jacqueline ha avuto insomma buona parte di responsabilità, nel senso che ha avuto un ruolo importante nel diffondere il mito del marito, insomma, non solo il personaggio, ma anche lo statista. Jacqueline ha avuto un ruolo importante perché era la prima dopo almeno due presidenti con first lady modeste o poco visibili, Eisenhower e prima di lui Truman. Mammy simpatica però. Sì, però sembrava già una nonna nel momento in cui è diventata. Col frangettone. Sì. Arrivata Jackie con quell'eleganza. Quindi elegante, capace di suscitare intorno a sé come Kennedy suscitava l'ammirazione femminile, lei suscitava una certa ammirazione maschile, ed è stata anche una donna che nel momento più difficile, cioè il giorno dell'assassinio del marito, ha avuto una capacità di porsi in quel momento il soccorso al marito ancora sulla macchina, quel tentativo disperato di recuperare la materia cerebrale. Su questo ci sono due cose dopo. No, prego, scusami. Diciamo. Poi il fatto di assistere sull'aereo che riporta la salma del marito al giuramento, esatto. Lei è la testimone, questo è fondamentale. Del giuramento di Lyndon B. Johnson, e ancora l'insistenza per partecipare al funerale quando la sicurezza eccetera dicevano non venga lei i bambini al funerale, ma e l'immagine di John John al funerale del padre resta. Cioè, ma lei poi tutti. Ha voluto subito dopo l'attentato, negli attimi successivi e fino al giuramento di Johnson sull'aereo, ha voluto mantenersi il vestito macchiato di sangue, dicendo vedano quello che gli hanno fatto. La sua presenza al giuramento di Johnson è importantissima. Johnson si è trovato improvvisamente Presidente degli Stati Uniti. Quindi la regola è nello stesso istante in cui muore il Presidente, il Vicepresidente è Presidente, da quel momento. Poi c'è la formalità di un giuramento.
Johnson era mal visto in casa Kennedy, ne parlavano male, lo avevano un po' sulle scatole. Però era un politico di grande spessore in realtà. Tra l'altro in Texas, Kennedy ammazzato in Texas, che era lo stato di Johnson, quindi ha girato per tanti anni la voce che ci fosse Johnson pure dietro questo complotto. Ma insomma, lui capisce che deve giurare, capisce di non avere una buona, che c'è un pericolo sulla sua persona nel momento in cui succede a un uomo come Kennedy. Chiede insistentemente che Jacqueline sia vicino a lui al momento del giuramento, lo chiede lui e lo chiede alla moglie del presidente assassinato, la quale capisce pure lei subito la congiuntura politica di estrema delicatezza che si determinava in quel momento. C'è uno Stato dietro da 300 milioni di abitanti, c'è un mondo intero dietro, la Russia, Khrushchev, l'Europa, un'ira di Dio, i missili, un'ira di Dio, e accetta Jacqueline subito di stare vicino al nuovo presidente per testimoniare la continuità di qualcosa che è superiore al destino delle singole persone, cioè l'istituzione, la Casa Bianca, il capo degli Stati Uniti. Mi viene in mente come noi abbiamo reagito a quando Berlusconi è stato sbeffeggiato dalla Merkel e da quell'altro, chi era? Sarkozy, senza avere il minimo dubbio che la cosa fosse possibile. Con qualunque presidente americano questo non sarebbe mai stato possibile. Se tu sbeffeggi un presidente americano fuori dagli Stati Uniti, tutti sono con il presidente, senza eccezioni. Mi ricordo una volta lo scrittore, quello che ha scritto Elroy, venne in Italia, gli cominciarono a fare le domande su Bush, c'era Bush in quel momento. E lui rispose, che è un oppositore di Bush, anche se forse più da destra che da sinistra, lui rispose: non parlo degli Stati Uniti fuori dagli Stati Uniti. Tipicamente americano questo beh, grandioso però, grandioso, sono un ammiratore di questa linea, di questo atteggiamento. Sì. Andiamo da Simone per coinvolgere i nostri telespettatori, a te. Sì, diteci quali sono i vostri ricordi di John Kennedy, ricordate il giorno della sua morte, dove eravate e come avete saputo la notizia? Pensate che l'eredità di Kennedy sia stata raccolta da qualcuno e se sì, da chi? Svelatecelo all'822-8896 oppure mandateci una mail a siamonoi@tv2000.it, scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook o lasciate un tweet a @siamonoiTV2000 e vi ricordo che potete anche seguirci da cellulare e tablet scaricando gratuitamente l'applicazione di TV2000. Vi aspettiamo. Grazie Simone. Gramaglia, ma che politico, di che statura fu effettivamente il presidente Kennedy? Perché abbiamo un arco temporale piuttosto limitato, no? Poi lo si ricorda per l'apertura alle leggi razziali, che in realtà poi insomma il Civil Rights Act fu firmato da Lyndon Johnson nel 64. Perché cioè, diciamo, la morte prematura e quella morte di sicuro l'hanno reso un mito. Beh, la morte l'ha consegnato più che alla storia, effettivamente al mito. Quel tipo di morte l'ha consegnato al mito. Nella storia era comunque entrato perché era il più giovane presidente eletto, non il più giovane presidente a entrare alla Casa Bianca, perché Theodore Roosevelt entrò alla Casa Bianca qualche mese prima di lui, ma era stato eletto vicepresidente e arrivò alla Casa Bianca perché uccisero il presidente McKinley. Lui era il più giovane presidente eletto e il primo e tuttora unico presidente cattolico, quindi elementi per entrare nella storia li aveva. È stato, allora non si aveva la percezione, il primo presidente eletto grazie alla televisione, cioè sfruttando la televisione come strumento di propaganda politica e di diffusione politica. Vinse il primo duello televisivo col suo avversario, con Richard Nixon, e conquistò la Casa Bianca. In difficoltà, c'era sì, Nixon sudato, accanto, vestito di grigio, sul fondo grigio, insomma una serie di... però Kennedy si impose in quel momento. Dopodiché, nell'arco di 3 anni non poté fare molto. È vero che le leggi contro la segregazione furono implementate, tradotte in pratica da Johnson, ma Johnson le ereditò da Kennedy, era il percorso di Kennedy. E il riferimento che veniva fatto prima, giustamente, Johnson, un politico del Texas, del Sud, ebbe il coraggio politico di attuare quelle leggi che condannarono il suo partito alla minoranza in Texas da allora fino ad oggi, praticamente rovesciarono quelli che erano le forze politiche in Texas. Ha avuto dei momenti deboli Kennedy,
qualcuno dice ti sei fatto costruire il muro di Berlino sotto il naso, perché siamo nel piano della guerra fredda, hai sbagliato la baia dei porci. Senz'altro, però questi momenti deboli sono stati entrambi riscattati, perché molti di noi ricordano, sono anch'io un berlinese detto al muro di Berlino da Kennedy. Di comunicazione. È una di quelle cose che fecero venire la pelle d'oca a me bambino, e credo che continuino a far venire la pelle d'oca nel ricordo. E se è vero che sbagliò la baia dei porci, con la fermezza nella crisi dei missili proprio a Cuba, sfiorando anche l'incidente nucleare con i russi, cambiò però il percorso dei russi e creò un primo momento di freno all'espansionismo sovietico dell'epoca. Giorgio, io vorrei sentire te su questo, perché, come dire, è vero che è stato consegnato al mito anche soprattutto per l'omicidio. Non abbiamo ancora pronunciato la parola Vietnam. Ecco, io lì volevo arrivare proprio lì. Lui in qualche modo, però, al di là del Vietnam, di cui parleremo tra poco, in qualche modo alimentò, no, il sogno americano e un po' il sogno mondiale, che venne spezzato quel giorno di novembre. Ma dal punto di vista comunicativo Kennedy è immenso, secondo me. Cioè, noi abbiamo in questo periodo, dalla morte di Pio XII fino alla morte di Kennedy, in questo quadriennio, noi abbiamo due figure gigantesche, che sono il Papa Giovanni a Roma e questo presidente gigantesco dal punto di vista della comunicazione. Che cosa dice Kennedy al mondo dopo che alla Casa Bianca per 8 anni è stato un generale che ha avuto il grande merito di vincere la guerra, ma è un generale, quindi era grigia Memi, ma era grigia pure Eisenhower, non è che fosse questo seduttore di folle. E Nixon era il suo vicepresidente, non ultima ragione per la quale poi ha perso le elezioni per un pelo, però, Kennedy vinse proprio per pochissimo. Quindi arriva questo signore con la giacca a due bottoni, spigliato, giovanissimo, capace di fare discorsi come appunto questo di Berlino, dove lui si è preparato, il sindaco era Willy Brandt, gli ha spiegato come la doveva pronunciare per un quarto d'ora. Gli americani poi non hanno tanta dimestichezza, no. Soprattutto questi di origine, io ho insegnato italiano agli americani, lo so, questi di origine irlandese sono un guaio quando con le lingue straniere. Gli ha insegnato a dire sono un berlinese, e lo deve aver detto male, perché molti in Germania capirono sono un bombolone della pronuncia. Berlino. Comunque è una frase che è rimasta nella memoria di tutti. Era certamente un grande seduttore di popoli, e questo è incontestabile. È stato, non solo ha vinto con la televisione, ma ha vinto con la comunicazione. Forse è stato il primo che ha veramente vinto con la comunicazione. Vietnam. Il Vietnam purtroppo non è una buona pagina per Kennedy, perché Kennedy ha moltiplicato la presenza americana nel sud-est asiatico, e ha anche alimentato un certo terrorismo nell'America Latina. Quindi in politica estera, a parte i missili, dove però ha dovuto pagare lo smontaggio di tutta una serie di missili in Italia e in Turchia lì, Quindi non è, ha vinto dal punto di vista comunicativo, perché li ha fermati e gli ha impedito di mettere i missili. Sul piano concreto Khrushchev ottenne... Però era equo. Ottenne, quello, equo, ma voglio dire, è un pareggio quello, Nella realtà è un pareggio. Allora, io sto guardando una foto, questo è il G7, stiamo guardando vari statisti. Io qua vorrei fare un gioco, Gramaglia. Tra cui il successore di Kennedy. Allora, intanto diciamo, vorrei capire chi c'è. No, perché stavo riflettendo. C'è Kennedy, e già ecco. Sapete tutti i nomi. Justin Trudeau, il canadese. Ecco, Trudeau, io sono il giovane che sta dietro, dietro Paolo Gentiloni e accanto alla Merkel. Lui è un Kennedy di oggi, però, ed è il figlio di un altro celebre premier canadese dotato di una forte capacità comunicativa. Mi piace questo paragone. Io volevo sottolineare un'altra cosa, sono un po' fissata con i libri, con la poesia, che Kennedy si portò il giorno dell'insediamento un grande poeta che era Robert Lee Frost, gli fece pronunciare una poesia, anzi gli rubò pure un po' la scena. Obama fece altrettanto con un poeta, sono stati credo gli unici due presidenti che hanno voluto accanto al giorno dell'insediamento dei poeti, cosa io che penso mi piace che si deve diffidare di un Richard presidente. Blanco. No, io penso io si no. deve diffidare. E viva la poesia, viva la libertà. Meglio però portarsi un contabile, un presidente che si porta il contabile, no. Lo guardo voglio con fare interesse.
gioco alla rovescia, voglio fare il gioco alla rovescia, perché è divertente farlo alla rovescia. Trump e Kennedy, perché ci sono delle evidenze, delle opposizioni talmente... Andiamo allora, il presidente più giovane eletto, il presidente più anziano eletto la prima volta. È molto divertente saltare il più vecchio entrare nella Casa Bianca. Il presidente forse con maggiore fascino, charme e eleganza personale insieme ad Obama e il presidente senz'altro più rozzo e grossolano della storia degli Stati Uniti. Il presidente eletto su un segnale di speranza collettiva, come è capito poi anche a Clinton e anche a Obama, è un presidente eletto sulla paura. Cioè abbiamo delle differenze abissali fra clamorose, i due protagonisti. Sì. Però io voglio dire una cosa controcorrente. Aspettiamo a giudicare anche Trump, non solo. Ma intanto abbiamo parlato di differenze. Parigi, possiamo aspettare 5 ore. 5 ore. Esce da Parigi. Cioè è un presidente, ma Parigi, che per salvare le miniere di carbone non è un della bel West Virginia, l'uscita da Parigi non è un bel precedente. Il pianeta al riscaldamento globale. Sono d'accordo, però anche Parigi non è st'accordo così sensazionale. Ho capito, ma prima è di tutto ci si aderisce solo volontariamente. E poi sembrò all'epoca, era il 2015, straordinario, perché a Copenaghen prima era andata male, eccetera, eccetera. E comunque l'insieme di tutti questi atti che sembrano, anche io sono, diciamo, non mi piace che questo faccia l'inquinatore col carbone, muoiono 13.000 l'anno per il carbone, eh. Alla fine col nucleare la più grande tragedia ha fatto 50 morti, se vogliamo proprio a me stare come precedente con i numeri. Non piace, Giorgio, non riesco a essere controcorrente. Vedi, secondo me i giornalisti, tu sei una giornalista brava come lui, insomma, non devono avere simpatia, devono resistere, anzi quando sentono antipatia devono fare uno sforzo all'incontrario. Questo è antipatico. Poi ci sono i fatti, quindi... che parlano più forte delle parole. Ma è presto, credimi, è presto. Ma oggi una signora mi ha fermato, venivo qua e mi ha detto, sapendo di TV 2000, senta un po', ma veramente mi ha detto così, ma Trump è uscito dicendo a Papa Francesco mi ricorderò le sue parole, ma quali parole si ricorderà? Non lo so. Comunque un effetto questo modo di comportarsi di Trump sull'Europa ce l'ha, ci ricompatta, sì. È un po' come ha fatto la Lega quando si è messa a dire che il paese si doveva dividere, improvvisamente ci siamo resi conto di essere un paese che aveva il problema, che siamo uniti. Dire che abbiamo materiale per una prossima puntata. Assolutamente. Per il momento però dobbiamo chiudere, perché adesso c'è lo spazio, cara Gabriela, grazie ai nostri ospiti. Grazie a voi. E oggi siamo arrivati all'ultima tappa, come il Giro d'Italia, con una bella storia, perché a volte noi pensiamo che le cose quando non ci piacciono, non funzionano, non si possono cambiare, che servono chissà quali strumenti. Bene, vi racconteremo la storia di una ragazza che, una fine, sovraffine pasticcera, che con le sue torte sta veramente facendo grandi cose. Tra poco qui.